Signorina, le è caduto il cappello. Grazie, ma non è mio. Non importa, prendilo, ti starà molto bene. Ehi, stupida. Edoardo, cosa ci fai con questo cappello orribile? Orribile la tua faccia. Come sei antipatica, per questo non hai ancora trovato un ragazzo. Nicole, wow, come sei bella con questo cappello. Grazie. Sei incinta? Cosa? Come lo sai? Questo non importa. Per favore, non dirlo ad Edoardo, che non sa niente. È il figlio di quell'antipatico di Edoardo. Sì. Quindi questo cappello mi svela i segreti delle persone. Nicole, complimenti, hai passato l'esame. Penso che tu debba smetterla di usare le mutande di Peppa Pig. Non sono per niente attraenti, sai? Cosa? Come lo sai? Sai che questo cappello ti sta veramente male, stupida? Edoardo, stai zitto. Ragazzi, è meglio che mi paghi il doppio. 4. Posso comunque farcela. Quindi hai già ricevuto il numero delle tue anime gemelle? Sì. 4. Te invece? Oh wow. 60. Mi dispiace. Voglio dire che il mio numero è più alto di quello. Io ho questo ragazzo, tu prendi quello. Copiami. Ben fatto. Cosa? Indovina. Che cosa? Il numero della mia anima gemella è appena aumentato a 7. Quindi? Quindi? Significa che stava avendo... Lo sai! Non è quel tipo di conteggio dei corpi. Ah no? E allora cosa rappresenta quel numero? È il conteggio delle c***i della tua anima gemella. Quindi significa che poteva vedere ogni volta che io... Esatto. Oh, questo non va per niente bene. Scegli un colore. Con questo colore potrai vedere la posizione delle persone. Non male. Tesoro, visto che puoi localizzare le persone, puoi chiedere dov'è tuo padre. Spero che non sia ancora il casino a spendere tutti i soldi. Dov'è papà? Allora, che ti ha detto? È ancora a lavoro, sta facendo gli straordinari. Nicola, puoi dirmi dove è il mio ragazzo? Non mi risponde al telefono. Pensavo avessi chiuso con lui dopo che ti ha tradito. Sì, ma l'ho perdonato. Dov'è Edoardo? Mi dispiace, Elena. È a casa di Sara. Tesoro, sto preparando la pizza. Tra poco è pronta. Ok, mamma. Pronto? Tesoro, è ancora da lavoro. 10 minuti e arrivo. Mamma, ma non sei già in cucina a fare la pizza? No. La pizza è pronta!